Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Vi do il benvenuto qui al canale. Siamo qui su Space Engineer. Allora, ragazzi, continuiamo la lavorazione, continuiamo avanti tutto quello che c'è da fare oggi in questo gameplay. Però io credo di devo far vedere una cosa. Sono andato un pochino avanti, diciamo, e ho sistemato i pannelloni. Ho sistemato il pannellone solare. Come potete vedere, adesso abbiamo una bella capacità di accumulo, diciamo, riusciamo a fare qualcosa di più. Infatti, ricaricato in 2 ore, però non è comunque sufficiente perché si è seccato il reattore. Abbiamo un problema energetico che è molto complesso, molto grande, e devo risolverlo purtroppo. E per far ciò mi devo recuperare l'uranio. Devo andare a recuperare l'uranio. Ho fatto qualche giretto qui attorno con l'astronave, come potete vedere anche l'ho modificata un po' così. Ho cercato di sistemare tutto quello che mi poteva servire per andare un pochino più veloce. Vabbè, allora che facciamo oggi? Intanto vorrei risolvere il problema dell'energia, per cui vado alla ricerca di uranio a sto punto. Anche se potrei usare i generatori a idrogeno, come questi, come quelli lì della nave piccola, con il ghiaccio. Ecco, stavo valutando appunto queste due possibilità, perché dovrei creare una trivella e tutto quello che mi serve per la trivella, perché diciamo che è meglio che andiamo a trovare l'uranio. A sto punto lasciamo l'orbita e vediamo un attimo cosa riusciamo a trovare qui all'esterno senza dover avere problemi. In teoria danni non dovrei subirne, il punto è stato segnato. Io come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, pollicioni su, 2 milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi, e vi ringrazio. Allora, siamo saliti un bel po'. Vediamo un attimo cosa offre il menu. Ecco, c'è tutto sulla Luna di Marte, ma non c'è l'uranio, il che mi spinge ad andare alla ricerca. Mi sa che ci vediamo a missione compiuta, perché purtroppo ci vorrà del tempo sapendo a cosa sto andando incontro, ecco. Allora, mi sto avvicinando al primo. E il problema è che devo stare attento perché ho l'idrogeno, non ho la propulsione semplice, diciamo. Cobalto, per cui qua uranio, nisba. Vabbè, allora ragazzi, sto viaggiando. Intanto ho trovato, non capisco, platino, però mi sembra un po'. Tanto mi recupero un po' di platino, che comunque. Allora, ragazzi, dopo l'ennesima prova non sono riuscito a trovare un bel niente. Non riesco a capire come mai. Sto cercando, ma nulla di che. Però nel frattempo ho individuato un qualcosina che comunque è sempre fuori dalla portata delle mie possibilità, perché se si difende io non ho modo di sostenere una battaglia. Però sono curioso, anche se non ho più idrogeno ormai, sto al limite. Allora, proviamoci. Secondo me sembra un asteroide, però non lo so. Sembrano due segnali opposti, sovrapposti. Non so neppure se con me ho armi. Sì, per quello, per fortuna. Che cos'è sta roba? Proviamo a venire da dietro. Mi sparano. Per il momento gli scudi reggono, per cui non ho problemi. E come sempre siamo già oltre il limite. Forse se accendo i motori. Ecco.
Ma danni secondo me non dovrei averne subiti comunque. Se io mi costruisco una torretta, sinceramente è un approccio, diciamo, vado e rompo tutto. Vediamo che succede. Frena, 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 frena. Se io posso nascondermi qua dentro. Sì. E ho subito gravi danni, però non è male la cosa. Non è male la situazione. Io adesso mi nascondo. Abbiamo danni ingenti, però. C'è un danno che è piuttosto grave. Abbiamo compagnia, però. Abbiamo compagnia. Devo trovare un punto per nascondermi. Sperando che non entri. No, no, così no. Dobbiamo andare giù. No, neanche così. Qui troviamo già la base. Abbiamo già. Già che ci sono. Recuperiamo. Vedere, c'è un po' di. Ci sono un po' di aperture. Vabbè che. Va bene, non dovrebbe darmi problemi. Si spera. Non ho molto purtroppo. Però qua dentro siamo al riparo, credo. Sto bastardo. Madonna mia. Oh per Dio. Mi domando perché hanno i missili. Vabbè, basta, 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 basta. Basta, basta. Va bene così. Allora. Porca put. No, vabbè, basta, basta, basta. Devo trovare la nave. Vabbè, sembra al riparo. Vabbè, poi avrà gli scudi per cui. Che gli basta un colpo per. Ma l'hanno danneggiata. Qua sembra un po' più al sicuro. Sì, qua è più al sicuro. Devo cercare di distruggere la base. Questa ha radiofaro acceso, vero? Vorrei spegnerla. Però. Come mai che i motori sono fermi? Forse non abbiamo più idrogeno. Mi servono componenti per riparare la nave. Vediamo se riusciamo ad abbattere sta torretta per uscire. Ok, ottimo. Ottimo. Bene. Direi di iniziare le lavorazioni. Qua c'era aria qua. Bene. Dire che c'è una possibile torretta. Bene. Siamo entrati, ragazzi. Reattori. Ci sono reattori. Abbiamo fatto il colpaccio. Accesso negato. Però dovrei tornare di là a scaricarmi. Dov'è il buchino che. Questo? Devo stare attento perché rischio di perdermi. Dov'è la nave? Ah, c'è il radiofaro naturalmente. Eccola qua. Componenti, è danneggiato, vabbè. Vediamo se riesco a scaricare tutto nell'abitacolo. Ah, perché è pieno, è tutto pieno. No, buono questo. È rotto qualcosa nel mezzo qua. Vabbè, per aggiustare. Aspetta, aspetta, allora. Per aggiustare il container.
il container devo aggiustare, ok. E innanzitutto l'infermeria, per piacere, eccellente. Ora che abbiamo l'infermeria, devo riparare una torretta, perché devo riparare una torretta, perché devo distruggere. Vediamo se adesso posso sistemare la mia nave. Ce n'è uno proprio qui che guarda. Sì, sarà molto complesso prendere il controllo. Ormai sembra che stiano entrando. Non so per quanto ancora durerà la situazione qua. Oh, finalmente ho una mia torretta. Ma ci sono armi qua dentro. Sì, devo trovarne ancora. Non mi dà controllo perché non ho un sedile di volo. Andiamo qua. Ah, questo è l'ingresso. Se solo potessi attivarmi con delle torrette. Allora, ho visto una torretta qua sotto. Eccola lì. Vediamo se riesco a controllarla. O era già quella che ho controllato io. Mazza, oh, mi stanno distruggendo. Continuo io a, diciamo, a convertire torrette, ma non ho... O la porto via e me ne costruisco una. Punto è che non capisco bene cosa devo fare. Nel senso che vorrei trovare i reattori, se ci sono a sto punto. No, non ci sono reattori. E allora sta navetta qua la smontiamo, perché mi servono componenti. Iniziamo a smontare tutto e portiamo tutto alla nostra nave, che è ancora qui. Mamma. Il punto è che quello che riusciamo a recuperare non serve per riparare la nave. E questo è il problema. Ormai stanno entrando. Tubo grande, motori e che altro? Tubo grande, motore e computer. Tubo grande, motore e computer. Allora, sto riparando la nave con i pezzi, diciamo, che recupero dal mining lì, dalla stazione. Per il momento sta andando anche bene. Sembra che i nostri amici abbiano finito le armi. E anche quello lì. Come mai adesso c'è un silenzio tombale? Eh sì. O hanno finito l'energia e io mi sono perso nel frattempo. Lì c'è una torretta. Adesso andiamo a sistemarla. Devo ricordarmi che qui sopra c'è una torretta. Vabbè, ancora ne ha. Ok. E una l'abbiamo sistemata. Allora, cominciamo a recuperare cose come questa, ad esempio. Sì, uscire sarebbe un po' un... Non lo so, non lo so, mi dà alquanto una bella preoccupazione uscire, sì, non è che ci possa essere molto comunque. Non c'è molto, però almeno non avremmo trovato l'uranio, però abbiamo trovato una stazione e l'abbiamo conquistata alla grande.
sono volute un paio di botte, però è andata anche bene. Dai ragazzi, io credo che per il momento mi posso fermare qui. Adesso vedo un attimo come fare con sta struttura qua, però credo che andrò a demolirla e conserviamo tutto nella nave. Ok, bene. Mi sono un attimo perso come sempre, perché qua l'orientamento è a dir poco complesso. Bene, io vi ricordo di iscrivervi al canale, mi raccomando, pollicioni in su dei milioni like, commentate, condividete, giù in descrizione trovate tutti i link per seguirmi e supportarmi. Io vi do appuntamento al prossimo gameplay, ciao a tutti e grazie e alla prossima.